abbiamo presentato lo splendido libro Iolinda di Nicodemo Vitetta, edito da Città del Sole. Siamo qui a Mammola, è stata una serata veramente entusiasmante, soprattutto per l'uditorio che ha partecipato. Un viaggio attraverso il libro Iolinda, nelle loro storie di vita di due donne, Ermelinda e Iole, che hanno lottato per la vita. Un modo di essere donna e tentare a tutti i costi di superare la malattia, il tumore. Siamo arrivati a parlare proprio di concretezza, di prevenzione attraverso l'intervento del dottor Bagnato, del dottor Antonio Bagnato, che è ginecologo presso l'ospedale di Locri, ma anche membro del Lions Club di Roccella, che ci ha appunto tracciato delle linee guida per quanto riguarda la prevenzione sulla nostra terra, in particolare la Locride. E poi l'altro interessantissimo intervento è stato quello del dottor Attilio Gennaro, che pur operando in Emilia Romagna, a Modena, ha saputo tramite l'associazione Angela Serra creare un ponte con la Calabria ed essere sempre presente, e ci ha parlato proprio della riqualificazione del reparto oncologico dell'ospedale di Locri, che diciamo in atto, si sta progettando. Quando il progetto di vita è stravolto dalla malattia, inizia un processo di lotta e trasformazione. Donne che hanno trovato nonostante tutto una nuova forza, dedicando la loro vita agli altri. La cosa che mi ha colpito maggiormente di questo libro è che, con una scrittura abbastanza scorrevole, semplice, Nicodemo riesce a parlare di protagoniste, di queste donne. Io amo in realtà tutto quello che riguarda la scrittura proprio di donne. È riuscito a trasmettere con una grande sensibilità d'animo proprio la loro personalità. Quindi nel momento in cui si legge il libro è come se noi delineassimo, ci trovassimo davanti le due protagoniste. Sua sorella diciamo è descritta ovviamente con una certa sensibilità, cioè si vede che tocca le corde del suo animo. Iole invece viene descritta in una maniera più oggettiva. Si vede che a Nicodemo piace, e questo lo trasmette, a me è piaciuto molto questo aspetto, e la descrive in una maniera proprio dettagliata come una grande donna, ed effettivamente a me è piaciuto questo. Lui me l'ha fatta conoscere in una maniera più dettagliata, andando un po' oltre quella che è l'immagine che Iole ha costruito di sé poi nel periodo in cui l'abbiamo vista, nel periodo in cui ci ha traghettato dalla normalità alla pandemia. Quindi questa, secondo me, questo è quello che ha colpito me personalmente di più, il suo modo di delineare due donne diverse ma allo stesso tempo con tantissime analogie. Ed ora è solo un'assurdità, se non ci pensi te, eclissi del cuore sarà. Inconsapevolmente hanno corso insieme per tentare di raggiungere il traguardo finale della maratona, il traguardo più grande e difficile che ci possa essere, quello della vita. ...24.200 persone controllate, 19 deferite all'autorità giudiziaria e 3 arrestati, 521 veicoli controllati, con 28 sanzioni amministrative elevate e 2 minori rintracciati ed affidati ai propri cari. Questi i risultati nell'ambito dell'attività operativa effettuata dal personale del compartimento della Polizia Ferroviaria della Calabria nel decorso periodo estivo. Sono stati espletati servizi di vigilanza a bordo dei treni viaggiatori e nelle stazioni ferroviarie, 2.340 le pattuglie impiegate, 432 i treni presenziati e 272 i servizi di ordine pubblico. I servizi di controllo sono stati espletati da oltre 1.000 operatori in uniforme ed in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all'uso di metal detector e dell'impiego di unità cinofile per aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione. Le attività di controllo sono state potenziate anche attraverso le giornate straordinarie disposte dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale, 4 operazioni, oro rosso, mirate al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario,
ad individuare e contrastare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti, e 3 stazioni sicure mirate ed incrementare il secondo livello di sicurezza nelle stazioni con controlli straordinari per incrementare il livello di sicurezza negli scali. Nel mese di giugno, inoltre, è stata svolta un'operazione denominata Rai Election Day, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminosi maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario, a cui partecipano, nell'ambito dell'associazione RailPol, le polizie ferroviarie e dei trasporti dei maggiori paesi europei, per condurre un'azione coordinata a livello internazionale che garantisca la sicurezza del trasporto pubblico. Intanto l'ho detto in mille modi, i medici cubani non toglieranno un solo posto di lavoro a medici italiani o medici calabresi, stiamo facendo i concorsi a tempo indeterminato, stiamo modificando anche le regole dei concorsi per renderli più attrattivi, ma il problema c'è, esiste, lo vediamo soprattutto nella provincia di Reggio, a Locri, ma non solo a Locri, a Polistena, a Gioia Tauro, ci sono nella sanità delle incrostazioni di carattere amministrativo che a volte rendono difficile il governo del settore. Guardi, io ho fatto un cordone sanitario tra la sanità e la politica. Un tempo i commissari, i direttori amministrativi, i sanitari venivano scelti dalla politica. Oggi non è più così, ma ci sono ancora all'interno delle aziende sanitarie dei gruppi di potere amministrativo che a volte condizionano le scelte. Toccato interessi forti. Temo che ci siano anche nell'ospedale di Locri e nella sanità della provincia di Reggio. Non ho sentito Furci, lo ha sentito il sindaco di Locri, e spero lo sentano anche gli inquirenti per capire se ha ricevuto qualche pressione che lo ha indotto a rinunciare all'incarico. Qui a Roccella qualcuno mi ha detto: ma guarda che il paese di Sbarra. Dico: no, attenzione, Sbarra è di Pazzano, che è una cosa diversa, chi sta qui sa la differenza. Lo dico con affetto nei confronti degli amici di Pazzano, è una bella differenza, stare a Pazzano e stare sul mare. Però, siccome oggi siamo stati richiamati in causa un'altra volta, siamo stati accusati di essere antagonisti e massimalisti, perché ci siamo permessi di proclamare uno sciopero generale a dicembre. E allora, forse oggi è il giorno in cui qui a Roccella facciamo chiarezza. All'amico Gigi, dico: caro Gigi, spiega alla tua organizzazione e forse a chi questa cosa non la sa, perché hai rifiutato di fare una manifestazione unitaria di sabato dicendomi che non c'erano le condizioni per farla dopo che noi abbiamo fatto lo sciopero generale. Caro Gigi, se rappresentare la rabbia, l'insoddisfazione, la frustrazione dei giovani che perdono il posto di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici che non riescono ad arrivare alla fine del mese, dei pensionati che stanno in grande difficoltà e provano a rappresentarla con un istituto democratico previsto dalla Costituzione, significa essere massimalisti? Sì, caro Gigi, noi siamo massimalisti e rappresentiamo quelle persone che soffrono. Noi non siamo abituati a mettere la firma prima di sapere cosa c'è scritto sui documenti. Noi non facciamo fotografie con i segretari di partito e con i sindacati gialli. Noi siamo autonomi sul serio. Non dalla politica, dai partiti. E sentire te che ci richiama l'autonomia, avendo 2 candidati nelle liste per il Senato. Gigi, ti prego! Ti prego! E dai! Lo dico con grande affetto nei confronti di Anna Maria Furlan, un po' meno affetto nei confronti del segretario della FIMCISL, che non ho capito prima bene, prima stava con Calenda, sta dentro il PD, ma per carità sono posizioni rispettabilissime.
Però non ci richiamare all'autonomia, perché noi l'autonomia la pratichiamo, noi non abbiamo candidati, noi non dobbiamo posizionarci rispetto ai governi che verranno. Le nostre proposte sono chiare. E le nostre proposte stanno nella piattaforma unitaria che abbiamo presentato e che hai firmato pure tu. Io capisco che tu oggi hai necessità di dire noi siamo perché chi ha 41 anni di contributi possa andare in pensione subito. Vorrei ricordarti che sta in un documento elaborato dai nostri tre segretari confederali che si occupano della previdenza e presentato da Carmelo con firma autografa dei tre segretari generali 3 anni fa. Allora, noi siamo per l'unità, ma nel rispetto intanto delle sigle e della storia che ognuno di noi rappresenta. Te lo diciamo qui, a casa tua. Migliaia di presenze ed un successo strepitoso, quello di Civitanova Radicarsi, il festival che valorizza il centro storico di Castrovillari, vestito a festa come non mai. Tra musica, teatro, enogastronomia, arte ed escursioni, la kermesse lascia nel cuore antico di Castrovillari tracce tangibili che non scompaiono dopo i 4 giorni di manifestazione. Abbiamo, tracciato un nuovo modello che dovrà essere appunto la traccia di sviluppo degli anni a venire, perché quando Civitanova va via non deve lasciare solo il momento di intrattenimento, ma deve lasciare delle opere tangibili che sono il segnale di un'attenzione e di una ripresa del centro storico. Abbiamo fatto 2 attività molto importanti, la prima che è quella di rigenerazione urbana, di arte urbana, a cura di Luigi Giudice, che è questo street arter molto famoso, sotto gli archi del protoconvento francescano, quindi qualcosa che resti sempre nel rione Civita, qualcosa non solo lo spettacolo serale, ma qualcosa che resti effettivamente. La musica poi è stata la vera protagonista, con artisti locali e grandi nomi come Eman ed Eugenio Bennato. È molto importante anche che ci siano vari significati, varie discipline che confluiscono in questo senso del radicarsi, delle radici. Mi fa piacere che la musica sia un emblema di una cultura che è fatta di tante cose, di tradizioni soprattutto. Questo è un valore aggiunto per il senso della mia partecipazione stasera al concerto di Castrovillari. Sono una persona che piace, a cui piace il bello, ed è bellissimo, quindi cioè, mi ritrovo molto nella volontà di valorizzare quello che uno ha, quindi e vedo che appunto ci sono un sacco di giovani, un sacco di volontà nuove, e ho sempre questa speranza che questa cosa diventi sempre più grande. L'arte quindi per 4 giorni è sgorgata per la Castrovillari antica come un fiume in piena, marchiando l'edizione come quella di maggior successo all'insegna della bellezza e della magia che solo Civitanova sa regalare.